Oggi ci troviamo all'interno di questo giardino meraviglioso che noi amiamo tanto, no? della Fortezza Medicea di Siena, con un personaggio a me molto caro. Ci ritroviamo insomma dopo tanti anni, perché Massimo Bigliorzi ha sancito, no? quella che è stata anche un po' il mio primo incontro con la TV, con il mondo televisivo, e tanti bei ricordi con Massimo Bigliorzi, giornalista, scrittore, sceneggiatore, profondo conoscitore di musica. Insomma, sono veramente tanti, no? gli ambiti che ti interessano, che ti appassionano, che grande vuoi passione. Raccontare, vero? E tu hai iniziato con un libro che io ho amato tantissimo nell'81, che raccontava della Diana. Poi ci sono stati anche insomma dei libri che hanno sempre voluto raccontare la storia di Siena, però in un modo, se vogliamo, anche più affascinante, diverso, esoterico, misterioso. Qui sei invece alla 23esima pubblicazione, e torniamo ovviamente all'oggi, al presente, con un altro modo stuzzicante, piccante, diverso di raccontare quella che è la storia, la cultura dei senesi anche attraverso l'erotismo. Guida erotica di Siena. Perché? Ma intanto anche questo è un innamoramento, l'innamoramento di un tema che secondo me ci fa comprendere i senesi anche da un altro punto di vista, perché questo libro è sì fatto con 4 itinerari, quindi lo possiamo percorrere proprio come una guida, però in fondo si tratta di guardare dentro le case dei senesi, cioè scoprire un po' i segreti dei senesi. Un po' dal buco della serratura, no? Esatto. Fare un po' guardoni. Esatto, quindi ci sono storie ovviamente particolari, storie che meritavano di essere raccontate. Questo dal Medioevo fino alla fine del Novecento. Quindi l'erotismo cos'è? È una sorta di filo, detto in parole povere, che lega la nostra intelligenza al sentimento, alla passione. Quindi non si può vivere senza erotismo, e quindi secondo me era giusto raccontare senesi anche da questo punto di vista. Poi insomma noi siamo, se vogliamo, la città per eccellenza delle passioni, no? Le passioni infuocate che viviamo durante i giorni della festa del Palio. Certamente, una città in continuo tumulto dal punto di vista proprio del sentimento, dell'ardore. E la tua scelta è stata veramente geniale, possiamo dirlo, perché poi la guida è uscita da pochissime settimane, poi c'è stato la chiusura, il lockdown, insomma siamo in un momento veramente difficile. In questo periodo, quindi la cosa vuol dire che interessava, il tema interessava, qualcuno ci doveva entrare, ci sono entrato io. E c'è entrato Massimo Bigliorzi. Allora, a cosa, diciamo così, per riuscire, no, a tirare fuori questi 4 itinerari, c'è stata una ricerca, immagino, approfondita? Una ricerca da una parte storica e dall'altra parte antropologica, nel senso le voci popolari che ho raccolto nel tempo le ho messe piano piano in un cassetto. Questo cassetto si è riempito e ho potuto fare questa guida, che ha una serie di personaggi secondo me divertentissimi, alcuni addirittura secondo me sono dei videoclip, sono dei film, delle storie incredibili, nel senso che uno non pensa, io la gran parte non le conoscevo assolutamente, qualcosa per sentito dire, ma altri veramente non le conoscevo, e quindi questo ci fa capire che questa città in fondo, al di là di un perbenismo di facciata, ci sono passioni, ci sono storie, ci sono tradimenti, ci sono donne e uomini in amore, come è scritto nel sottotitolo. Senti, qual è la storia che ti ha appassionato di più? Che ti ha incuriosito di più? Sono tante, però che ti posso dire? La storia, per esempio, di Rinaldo di Malborghetto, questo sorta di gigolò di ottocentesco, che era soprattutto amato dalle contesse,
E quindi addirittura una di queste l'aveva ritratto nudo, aveva fatto il ritratto, e questo ritratto era girato fra tutte le sue amiche. Ah, una sorta di WhatsApp dell'epoca, esatto, mi stai dicendo. Era un catalogo splendido, la migliore pubblicità del tempo. Però come finisce questa storia? Perché può sembrare lui ha fatto il gigolo, quindi accontentava le signore. No, la storia finisce in una maniera molto senese, che a un certo punto lui è chiamato da un convento di suore, lui suona, entra nel convento di suore e nessuno l'ha più visto. Ah, quindi non si sa cosa è successo di Rinaldo. Per dire, questa è una storia che ognuno può dare la conclusione che vuole, certo. È uscito dopo 2 minuti dall'uscita di dietro, oppure no, c'è stato tutta la vita ad accontentare magari anche gli appetiti. Ha passato la vita lì, che forse di lavoro ce n'era abbastanza. Ce n'era abbastanza. Allora Massimo, sicuramente un libro che a tanti senesi dovranno ancora leggere, perché c'è stato questo periodo di chiusura che ovviamente non ha agevolato. Anche poi per l'anno prossimo la versione in inglese, perché come la guida magica secondo me può interessare anche a un altro tipo di pubblico, cioè nel senso uno si può avvicinare a Siena anche attraverso questo aspetto. Anche non in un altro modo. Aspetti tradizionali e che tutti conoscono. Se uno vuole conoscere il senese, secondo me questo è un passaggio, non dico obbligato, ma importante. Importante, no? Per appunto avere anche degli aspetti diversi su cui raccontare la nostra città. Secondo te c'è bisogno di insomma riportare anche le persone a Siena, a parte ovviamente il periodo che stiamo vivendo, ma in generale, extra pandemia, c'è bisogno, come dici tu, no? Di raccontarla anche per uscire un po' dai soliti itinerari. Allora, siccome noi viviamo in una città originale, con uno spirito originale dal Palio in poi, abbiamo bisogno di raccontare la nostra originalità, e quindi è questo che può far attirare ancora più persone. L'originalità di una città non solo storica e che ha certi palazzi e certe bellezze architettoniche, che in fondo anche altre città ovviamente hanno. Se uno vuole veramente entrare in Siena, deve conoscere lo spirito di Siena. Quindi l'originalità va venduta. Lo spirito di Siena e dei senesi. C'è già qualcos'altro che bolle in pentola, perché tu hai un sacco di idee. Ma io ho questo grande progetto che finalmente forse ce la facciamo a realizzarlo, su 60 anni di concerti a Siena. E quello, lo sai, è un argomento insomma che riguarda la musica. Perché non posso ridurlo in poche cose, va raccontato in una maniera perfetta, perché dal beat a ora pensa quanti personaggi nazionali, passati, internazionali sono passati di qua, e alcuni più di questi tutti i senesi che hanno fatto musica. Sono tantissimi, è vero, e se ne parla poco. Ce ne sono ancora oggi di giovanissimi che sono in giro per il mondo, che fanno delle cose belle, appunto, grandi, e quindi non si sanno. Questo è un libro che va raccontato minuto per minuto, quindi questo è il mio prossimo progetto, a cui serve ovviamente tutto il tempo necessario tutto per essere curato bene. Esatto. Allora, la guida erotica di Siena di Massimo Biliorzi, la sua 23esima pubblicazione. Abbiamo sentito insomma il racconto dell'autore, no? su questo libro, su questa guida. Beh, a questo punto io vado ad incontrare una guida vera, una guida turistica, che tra l'altro è una personalità eclettica, perché fa tante cose, il teatro, una voce narrante bellissima, lavora con gli adulti, con i bambini. Conosco bene la sua storia. Conosci bene la sua storia, allora io vorrei sentire proprio anche dalla sua voce cosa ne pensa, no? Vorrei sentire proprio il suo parere sulla guida erotica di Siena, e andiamo allora a conoscere il prossimo ospite. Abbiamo raggiunto Rita Ceccarelli, guida turistica che fa parte da tantissimi anni del Centro Guide Siena, proprio per chiedere anche a lei, no, un parere su questa guida erotica di Siena. Intanto benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Perché so che insomma, anche se è un periodo particolare, sei comunque molto impegnata, no? Hai tantissime attività da curare, anche legate al mondo dei più piccoli, a cui viene insegnata proprio la cultura e anche l'amore, no? per il teatro. Ma parlando proprio della guida erotica di Siena del nostro Massimo Biliorzi, mi viene da farti proprio la domanda che poi ho posto anche a Massimo, ovvero se c'è
bisogno in qualche modo di raccontare la nostra città in maniera diversa e anche al di fuori dei soliti itinerari classici che magari voi siete abituate, no, a dover seguire. Sì, in effetti noi lo facciamo spesso, soprattutto durante l'inverno, quando i turisti, che sono quelli che ci chiedono anch'essi delle curiosità, ma insomma venendo per la prima volta in città vogliono vedere i monumenti principali, mentre durante l'inverno ci sono più senesi, persone diciamo del territorio che amano approfondire, facciamo sempre delle visite di approfondimento. Quest'anno invece abbiamo un po' fatto un prolungamento delle visite di approfondimento anche durante il periodo primaverile e estivo, tant'è che è appena uscita la nostra locandina con gli eventi di luglio, che appunto sono a Siena, perché il venerdì sera normalmente facciamo una visita di approfondimento tematica a Siena e poi il sabato e la domenica andiamo in giro, andremo a Porto Ercole, andremo a Cortona, quindi andremo comunque qui perché vogliamo passare l'estate in Toscana. Restate in Toscana, no? È un po' lo slogan di quest'anno. Sì. A proposito di questo, anche perché è giusto dare informazioni, no? Visto che comunque stiamo vivendo in questa fase delicata, a cavallo ancora non abbiamo capito se siamo tra la 2 e la 3, però comunque una fase delicata dove vanno rispettate le regole è quanto mai importante anche per non vanificare il lavoro fatto fino ad oggi, il periodo che abbiamo vissuto rinchiusi all'interno delle nostre case. Ci sono delle modalità di accesso diverse, immagino ci sarà una prenotazione obbligatoria. Esatto, sì. È necessario prenotare perché ora dobbiamo comunque limitare il numero delle persone e semmai si formano dei gruppi più numerosi si fanno due visite per non creare diciamo un assembramento. Comunque abbiamo una bella risposta e quindi abbiamo molte persone che amano proprio fare questi tour a tema e tra questi appunto noi cerchiamo sempre di valorizzare la città perché attraverso le storie personali, attraverso delle vicende che possono essere di famiglie illustri come anche di persone più comuni, magari anche appunto del popolo, tutto quello che noi vediamo acquista maggior valore e è sempre più vivo, perché la nostra città non è un museo polveroso, ma è una città viva e anche questo Medioevo, ma anche questo Rinascimento, ma anche questo diciamo periodo risorgimentale, sono tutti periodi che non sono morti in vetrina, ma al contrario sono vivi e ancora più vivi se si raccontano delle vicende. Forse anche più interessanti, no? Anche più certo. Affascinanti, perché si esce un po' da quella che è la storia scritta magari all'interno di un libro, ma ci si appassiona cercando di raccontare e far conoscere la cultura e la storia di una città proprio attraverso i suoi personaggi, quindi uno è incuriosito, no? Infatti, anche mi piace la guida di Massimo Bigliorzi, la guida erotica, anche perché racconta non soltanto le vicende di personaggi illustri come Porzia San Sedoni oppure la Marchesa Violante oppure Casanova e personaggi come Laudomia Piccolomini, che sono nomi comunque importanti, ma anche persone del popolo che sono raccontate col passaparola, diciamo, si trovano anche probabilmente dei documenti riguardo ad alcuni, però sono tutte storie che non fanno la storia ufficiale, ecco, e quindi in questo poi ritroviamo di avere delle cose in comune, perché comunque quando si parla per esempio dell'Eros è una cosa che è comune a tutte le persone, quelle più umili e quelle più intellettuali. Non ci sono differenze di classe sociale in questo caso. Alla fine c'è un modo diverso a volte di intendere anche il piacere in maniera più raffinata, intellettuale, forse per certe signore nei loro salotti che hanno affinato le arti della seduzione, ma ci sono poi alla fine anche delle esperienze più carnali che alla fine poi si arriva sempre lì anche per le persone di tutti i ceti sociali. Quindi è bello vedere come però l'erotismo è cambiato nei secoli, perché c'è un modo diverso di comunicare, di far intendere, di lanciare messaggi sotterranei dal 1500, il 1300 fino ai tempi di oggi. Noi qui ci troviamo nella fortezza e questo è sempre stato, per esempio, ai tempi più moderni, un luogo di ritrovo per le coppiette. È vero. C'è
quello più appartato per le coppie più ardite, quello diciamo un po' più romantico dove ci troviamo noi, perché da qui si vede il panorama e quindi è più diciamo meditativo e contemplativo, mentre per fare le cose un po' più all'ombra per, per quelli più audaci ci si nascondeva San Francesco. Quindi diciamo che ci sono dei luoghi che, anche se non è scritto nei libri di storia, sono diventati poi dei luoghi di memoria di queste vicende e legate appunto agli amori. Il Massimo è proprio un'occasione per noi per svolgere una visita che racconta queste storie e quindi anche andare a visitare delle parti della città che a volte appunto guardiamo soltanto dal punto di vista artistico, no? Che rimane, ma comunque c'è anche dell'altro, c'è anche dell'altro per incuriosire, un po' attrarre, accattivare con queste storie. Possono queste storie, questo modo diverso, no? Anche di raccontare la città, far capire anche veramente quello che è il senese? Beh, certamente, perché si vedono in diverse situazioni i nostri atteggiamenti, per esempio il nostro attaccamento alla città, la nostra identità, proprio lo dicevo in maniera diversa, però comunque con diverse modalità si vede che c'è una continuità, una linea, una continuità che è rimasta anche per via della storia di Siena, che in fondo ha avuto anche molte contaminazioni. Per esempio, quando abbiamo avuto un insediamento di soldati spagnoli in città, tante cose sono successe, tante cose sono cambiate, però la città poi ha mantenuto la sua identità. E quindi i cambiamenti che sono successi durante la storia hanno portato a dei cambiamenti, perché la città ha dovuto rispondere, come oggi risponde, a quelli che sono i cambiamenti e diciamo anche lo vediamo in tutti i settori, le pressioni dall'esterno, però sarà che ci sono ancora queste mura, che c'è comunque ancora questo tessuto sociale che è quello delle contrade, che è un esempio di come può essere tessuta una rete di cittadini. Siena mantiene ancora la sua identità. Un'identità che va avanti, no? Forte, con il sapere che viene tramandato sia in maniera scritta che in maniera orale. Questa è una cosa veramente che noi a Siena è molto preziosa, no? Che ci aiuta veramente a raccontare, come facevano una volta, anche le storie legate al palio, legate alle contrade, ai modi di dire, agli aneddoti. Dai ragazzi, dai nonni ai ragazzi e via via. E voi lo fate però anche. È una cosa importante questa da dire, che forse abbiamo già detto altre volte, ma è bene sempre ripetere, è questa relazione che c'è e che rimane a Siena, perché questo spesso nelle grandi città non c'è più. Si perde. E quindi questo trasferimento orale delle informazioni da quelle più ufficiali a quelle più ufficiose rimane, e proprio grazie a quelle serate in cui ci si ritrova e ci si racconta, a volte aggiungendo ovviamente, perché poi i racconti si trasformano, però c'è un punto di origine che comunque certo è vero, no? E quindi grazie a questi momenti di condivisione che la contrada ulteriormente diciamo amplifica, no? C'è questo tramandare delle tradizioni. Allora Rita, grazie mille per essere stata con noi. Vogliamo ricordare che con il centro guide turistiche Siena ripartono questi appuntamenti del venerdì. Esatto. Dove si trovano tutte le info? Si possono trovare nel sito www.guidesiena.it e poi anche nella nostra pagina Facebook. Vorrei dire che la visita che faremo il 17 di luglio, quella appunto guida erotica in Siena gotica, e qui la rima ci sta ci sta benissimo, non ci sarò soltanto io a fare diciamo la parte del racconto, ma ci sarà Silvia Priscilla Bruni, che è una grande e grandissima attrice, che apparirà e quindi farà delle performance rappresentando queste signore che a vario titolo, diciamo in varie occasioni, hanno mostrato le loro arti, le loro virtù dell'eros. Allora, grazie mille a Rita Ceccarelli per essere stata con noi. Adesso andiamo invece a farvi vedere
un contributo molto molto bello che ci arriva da Daniele Marotta, che abbiamo raggiunto telefonicamente perché non poteva essere presente qua con noi, perché la guida erotica di Siena si avvale anche di questa collaborazione con la Scuola del Fumetto di Siena. E allora sentiamo e vediamo le meraviglie che vengono create dalla matita, dalla penna di Daniele Marotta. Daniele Marotta, che è presidente, insegnante e direttore della Scuola di Fumetto e Scrittura di Siena, per parlare ovviamente di questa collaborazione che è nata nella stesura della Guida Erotica di Siena di Massimo Biliorzi e del tuo intervento, ma anche quello dei tuoi studenti, in una arte molto particolare del fumetto che riguarda l'erotismo. I grandi maestri italiani si sono cimentati già dagli anni Ottanta. Com'è stato collaborare a questa guida erotica? Allora, intanto andiamo per gradi, sì. Un fumetto è molto legato all'erotismo, come il cinema, comunque è un'arte che si è dedicata molto a questo settore, e gran parte del fumetto popolare italiano degli anni 50-60 poi era dedicato a questo mondo, e su questo si sono fatte le ossa anche di Manara, eccetera. Esistono degli esempi importanti, tra cui Manara, che è uno degli autori più importanti conosciuti in tutto il mondo, ma Guido Crefax, che ha declinato il fumetto erotico in una chiave più sofisticata. Insomma, ci sono grandissimi artisti, e quindi per noi è stata una grande occasione, perché per vari motivi. Intanto proprio per una questione di linguaggio, nel senso che appunto il fumetto erotico permette di misurarsi con la sensualità, l'allusione, la provocazione, tutta una serie di elementi che fanno sì che poi la comunicazione visiva diventi un gioco tra il lettore e chi guarda il lavoro e chi lo fa, tra chi disegna, diciamo, e chi guarda l'immagine. È un gioco di tensione, di allusione, appunto, di richiami, quindi è molto molto stimolante rispetto a quella che invece è l'immaginario pop fumettistico classico, che invece è il contrario, molto diretto. Cioè, un fumetto supereroistico, un fumetto d'avventura, è un fumetto in cui l'immagine è diretta, è semplice. Quindi una bella sfida, Daniele. Sì, è molto intrigante e molto interessante. Poi per noi che facciamo appunto un lavoro didattico, è stato anche una sfida da un punto di vista produttivo, proprio perché quando Massimo Biliorzi e Riccardo Cerpi dell'editore Leccio sono venuti a proporci questa occasione, l'abbiamo presa al volo, proprio perché appunto, oltre che essere una sfida dal punto di vista proprio di contenuto, per esempio i nostri ragazzi che hanno collaborato al progetto hanno dovuto anche misurarsi sul limite, no? O chi era più, diciamo, un po' meno abituato a lavorare sull'erotismo, o che non aveva mai fatto niente del genere, doveva osare di più, diciamo. Invece chi ha un linguaggio più provocatorio doveva tenersi un po' più nei limiti, no? E giocare sempre perché l'erotismo si gioca sul filo, no? Della scabroso, eccetera. Per questo è stato, dal punto di vista di contenuto, appunto, una bella sfida. Poi da un punto di vista produttivo anche, perché è stata l'occasione per i nostri studenti che hanno partecipato di tenersi nei tempi, tenersi nel formato, comunque di, come dire, avere a che fare con una proposta esterna, lavorare su un progetto esterno che aveva delle scadenze, dei tempi, dei formati, eccetera. È stata un grande stimolo, una grande occasione, perché poi per noi lavoriamo proprio su questo aspetto nella Scuola di Fumetto e Scrittura di Siena, proprio sulla produttività, perché la produttività è un elemento, diciamo, sempre tenuto ai margini della didattica artistica, però, come dire, riuscire a diventare bravi a produrre, cioè a mettersi delle scadenze, rispettarle, produrre opere regolarmente, è uno degli elementi che fanno maturare un artista in tutti i campi, nel modo migliore. Invece molto spesso ci si concentra solo sul disegno, sulla tecnica. Certo. Però chiaramente se un artista ha una buona tecnica ma non produce regolarmente, non potrà mai misurarsi nel mercato del lavoro. Per cui per me è stata anche un'occasione di fare un training esterno molto molto positivo.
L'ultima domanda che voglio farti, sì, che mi è venuta in mente tornando proprio all'erotismo, alla guida erotica, certo, e a, no, all'impegno che avete avuto con questa, in questa collaborazione, riguarda proprio i tuoi studenti. Hai notato differenze tra gli studenti maschi e le donne? Come difficoltà, certo, diciamo così, nel trovarsi ad affrontare un mondo che a volte per alcuni può rappresentare anche un po' di tabù, di vergogna magari. Esatto, no, allora difficoltà no, però allora intanto sono quasi tutte donne le partecipanti a questo progetto, come si vede poi, sì, dai nomi. E in realtà la cosa mi è piaciuta, nel senso che chiaramente l'erotismo al femminile non solo è un genere che ha meno autori, certo, meno autrici, sì, nel fumetto specialmente, ma poi l'erotismo declinato al femminile apre dei mondi molto più complessi, delicati, sfumati rispetto a quello maschile, che invece è un po' più semplice, un po' più diretto in questo senso, no? Allora Daniele, io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Certo. Siamo in un periodo particolare, ci sono comunque delle regole, esatto, di distanziamento da rispettare. La scuola di fumetto e scrittura di Siena è ripartita o da quando lo farà? Grazie per questa bella domanda, perché ci permette di dire due o tre cose. Allora, noi da subito abbiamo portato tutti i nostri corsi online e per i nostri studenti, e abbiamo deciso di aprire l'offerta anche a tutti coloro i quali vogliono frequentarci da casa senza doversi spostare, anche chi abita lontano. Noi abbiamo anche, quindi ci possono contattare per aderire ai nostri corsi online. Noi abbiamo un canale YouTube dove abbiamo del materiale comunque didattico aperto a tutti, gratuito. E in più ora faremo le prime due settimane di luglio e le prime due settimane di agosto la nostra scuola di fumetto estiva in fortezza, quindi all'aperto, con tutte le distanze giuste, con tutte le cose giuste, per bambini dai 7 ai 12 anni, per cui ci possono le persone contattare, ancora ci sono dei posti disponibili. Poi da settembre riapriremo invece regolarmente, noi seguiamo la direttiva delle scuole, quindi... Bene, questo è assolutamente una bella notizia che ci hai dato per quanto riguarda appunto le possibilità, no, di accedere alla scuola, certo, del fumetto, abbiamo detto sono tante. Ti auguro buon lavoro, sì, e buona estate. Grazie mille. A passeggio con il Leccio ci ha portato all'interno della libreria Feltrinelli. Ci vedete mascherati, ovviamente nel pieno rispetto di quelle che sono le regole, ci troviamo all'interno della libreria e quindi dobbiamo assolutamente indossare le mascherine, perché non possiamo stare a più di 2 metri di distanza. Quindi siamo con Fabrizio per parlare appunto della casa editrice Il Leccio, che è arrivata nel 2019 con Augustorie, grande successo. Grande successo editoriale. Tante copie vendute, quindi continuano a vendere. Sì, ora chiaramente non come all'inizio, però comunque l'interesse c'è ancora. Altro grande successo è stato l'album delle figurine. Ricordiamo tra l'altro che qui alla libreria Feltrinelli si trovano proprio anche pacchetti di figurine per completare l'album. Certo, sì. E poi in pieno lockdown è arrivato il libro di Massimo Biriorzi, la sua 23esima pubblicazione. Lui continua ad amare, no, l'insolito, e lo fa con questa guida erotica di Siena. Come sta andando? E meno male che è arrivato il libro di Biriorzi subito alla riapertura dopo il lockdown, meno male, benissimo. Allora, insomma, hai detto tutto con questa frase. Abbiamo riaperto apposta, in pratica. Grande successo, quindi, per la guida erotica di Massimo Biliorzi, questi 4 itinerari per scoprire una città diversa. Lo trovate, ovviamente, alla libreria Feltrinelli. Ringrazio Fabrizio e buon lavoro. Alla prossima!